Auto sui marciapiedi, sulle strisce pedonali e pericolose manovre, il parcheggio dell'istituto comprensivo Marco Ulpio Traiano è diventato un vero e proprio calvario per genitori e nonni alle prese con l'ingresso e l'uscita dei piccoli alunni. Avete notato le strisce pedonali lì? Che non ci stanno? Che finiscono praticamente, sono nel parcheggio, nella... ma non sono nella strada. Purtroppo ormai ci siamo abituati, guarda. Ma è normale? Non mi sembra normale, no? Quanti problemi ci sono davanti a questa scuola che è frequentata dai bimbi? I parcheggi interni qui che non ci dovrebbero stare le macchine. Lì la sporcizia di cani, stamattina i bambini non potevano aspettare per entrare. Prima c'erano i nonni che controllavano. È vero, voi avevate il servizio dei nonni, giusto? I nonni, infatti, sembrava una cosa inutile, invece era utilissima, guarda. Almeno fino a quando ce l'avete avuto? Due o tre anni fa. Le strisce assolutamente non esistono, non esistono parcheggi, non esistono parcheggi anche per genitori con bambini assolutamente invalidi. E io ce n'ho una che ha lottato qui per 5 anni insieme a mio marito, insieme a altri ragazzi, altri genitori, per fare in modo che ci fossero le strisce, perché qui lì specialmente si mettono tutti. In tutte le maniere, in orizzontale, in verticale, e poi tu non passi. Adesso qua altre macchine si mettono così. Ah, perché si mette una spina anziché dritta? Assolutamente sì, per cui ma non ci stanno le strisce, è un attimo. E per cui qui è un caos. Adesso ancora è tranquillo, adesso si formerà quella fila che lei vede là. Per cui se uno vuole andare via di corsa, perché... o comunque prende i bambini all'asilo e va via, deve aspettare, i comodi, aspettare un attimo, perché non c'è posto, perché non c'è posto. Quindi c'è anche un po' di indisciplina degli automobilisti. Dipende anche da noi, certo. Ad essere penalizzati da questa situazione sono soprattutto i bambini che si muovono con la sedia a rotelle, come spiega questa donna. Sul marciapiede tutte le macchine parcheggiate, sia quando entrano che quando escono. Tra un po' vogliono entrare in classe con tutta la macchina. Ci sono problemi anche per i bambini, ovviamente in carrozzina. Io ho la bambina adesso che si è fatta male, sta in carrozzina e dobbiamo camminare in mezzo alla strada perché sul marciapiede per andare a casa non ci si può andare. Molti genitori fanno anche notare come sulla strada siano assenti le strisce pedonali, fondamentali per l'attraversamento sicuro dei ragazzi.